Ciao, questa è la metropolitana di Mumbai. Oggi sto andando a Ellora, patrimonio dell'umanità UNESCO. Sono delle caverne scavate interamente nella roccia e ci vado con un local bus in viaggio. Ai ai ai, stiamo bene? Wow, guardate qua questa area di caverne, templi e monasteri. Sono 29 in tutto. Convivevano induisti, buddisti e jainisti, pregavano e lavoravano a questi templi. Un'opera impressionante, guardate. Grosso come il Pantheon di Atene, cioè questo per rendervi un attimino l'idea. Le reali dimensioni del principale monastero di Ellora, scavato interamente nella roccia, quindi da qua al basso. Ed eccomi all'interno di Ellora, queste incredibili templi. Qui sono nell'area induista e guardate che spettacolo che è stato costruito. Questi sono invece i templi jainisti, questi che si riconoscono per i maggiori particolari. Dove vi porto adesso è un tipico monastero buddista. Da cosa si riconosce? Innanzitutto dalle statue di Lord Buddha, ma esteriormente è molto più minimalista e grandioso. Lì, nella roccia, è scavato un Buddha originale ancora di quegli anni. Questa è una cella di meditazione di monaco. Questo è Ellora, un posto magnifico, patrimonio dell'umanità UNESCO, dove sono racchiuse tre diverse religioni, a pochi metri una dall'altra. Quello di cui vi parlo è il più importante dei templi buddisti di Ellora, e questa pace, armonia, vi saluto, Namaste mondo.